Pizzi a taglio criminali Torpignattara a Pigneto. Accomunamo. Certo, vabbè, altro stiamo là. E poi il Pigneto, quando ero ragazzino io, il Pigneto, cioè sì, c'era via del Pigneto, ma era identificato direttamente Torpignattara. Dopo Piazza Lodi era Borgata. Io guarda che bell'outfit che ho. Sportivo, Total Black, perché l'uomo franchino 2022 è aggressivo, è audace nei colori, vedi? Ah. L'ho letto su Donna Moderna, però, che è Total Black. Sono frasi proprio rivenute queste, eh. Io te lo dico subito, Spigolè. È un botto che non purgo nessuno. Oggi c'ho una voglia di purgare qualcuno incredibile. Che però non è che poi tocca purgarli per forza. Amari oggi, regalo, non è che non tocca purgarli per forza, poi tocca semplicemente essere obiettivi e dire la verità. Però c'ho proprio voglia invece di qualcuno che. Dici, stai andando troppo bene a mangiarsi un giorno. Mezzo tutte le segnalazioni sono buone. Ben venga, se è buono, tocca dire che è buono. Però voglio proprio invece trovare qualcuno. Qualcuno che gli tiro il supplì in faccia. Che perché ricordatevi sempre, regà, che se non vi stanno bene i giudizi, noi non famo i food blogger, eh. Ma cazzotti. Ci abbiamo appuntamento con un ragazzo e la compagna, e c'è la palestra popolare qua a Torpignattara. È la ragazza del ragazzo che deve venire, che gli sta a tener posto. Ciao, piacere, ciao. Come ti chiami? Maria Grazia. Maria Grazia, gli stai a tener posto davvero, eh? Sì, gli sto a tener posto, mi ha detto arrivo, sto arrivando, un attimo. E mo' arriverà, dai. Un attimo. Questa è stata di una cosa che di solito sono le donne che si fanno aspettare. Qua mi pare che è il contrario. E qua c'è sta presa di posizione, oh. Sì. Proprio patriarcato. Sì. Questo è patriarcato, eh. Prima pizzeria che comunque appartiene alle vostre segnalazioni, ecco qua dietro, pizzeria da Simone, via Roberto Malatesta 2. Tanto che arriva ragazzo, vai dentro a prendere la cosa e vacci te, perché così proprio è sta storia che mi cominciano a riconoscere dentro le pizzerie. Ti fai da infiltrato oggi e pia due pezzetti di pizza, senza esagerare, che vai. Ce ne abbiamo tipo quattro da oggi. Perché c'ho tutti, faccio lo spacciato. Ah. 20 e 20 e 40 era 2x2. Siete di Torpignattara, diciamo. Io nato e vissuto sempre a Torpignattara. Palestra popolare qua di Torpignattara, di Pugilato. Di Torpigna, Pugilato e kickboxing. E te lo accompagni e sei la magnona della coppia? Beh, oddio, tutte e due, insomma, siamo magnoni tutte e due. Che quindi poi meglio comprare un vestito. Sì, portarla. Che poi come me. Che poi stavamo a parlare qua a Torpignattara, Malatesta, Pigneto. Quando eravamo ragazzini, io, ma pure te, perché siamo coetanei, quanti anni c'hai? 46, mo fra poco. Io 44, quando ero Pischello io, non c'era Torpignattara, Malatesta, Pigneto. Dopo Piazza Lodi era tutta Torpignattara, al limite Torpignattara Maranella, ma quello è. Topograficamente Torpignattara è un triangolo che parte da Porta Maggiore, un lato è via Casina, un lato è via Prenestina, un lato acqua bollicante Torpignattara. Io ho mandato l'infiltrato dentro, che hai preso? Due supplì, eh? Ho preso due supplì, un pezzetto di grossino e un pezzetto di margherita, onesto. Ok, ho che abbiamo speso... i supplì che famo noi, eh? Abbiamo speso 5,75 euro. C'è stata di che non è la classica pizzeria che uno si aspetta a Roma. Perché? Ma è un po' più tavola calda, c'ha le schiacciate farcite, le pizze sono tutte quelle da forno. Esatto, è più roba da rosticceria. Le... Dai, un preso io lì. Cioè, ne ha messo uno dentro, potevi gli... Filamo? Almeno fila. No, fila, 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 ma c'è l'origano dentro, vedi? Sì. Lo vedi che c'è l'origano, quindi... Che non è una cosa. Vabbè, per dargli sapore al sugo. Non gradisco tantissimo. No, però significa che o fanno loro. Fanno e non è di laboratorio. Certo. No, pure la panatura non è quella... Non lo posso più di laboratorio. Se stanno streamer che... Mi mette pressione su sta cosa del laboratorio. È buono. Mm. No, è buono, è buono. A me piace, poi c'è un cuoricanetto che gli dà quel tocchetto in più. Crostino. Aspetta un po' la classica pizza romana. Ma capito? Questa è la classica pizza romana, Spigolo. Ma che sì, te sei però dentro sono entrato, orfo. Non lo so. Ma questa è la classica pizza romana. Sì, proprio la classica pizzeria. Sotto, sì, qua. Però ma ti dicevo la classica pizzeria, capito? Mm. Toglio di. Yeah, tanti, yeah. Bagno. Vabbè, carrozzicceria, c'è tendoni, tavoline fuori. Che ne pensate di sta pizza? Per me è 6,5. Senza infamia e senza lode. Esatto. Perché la pizza senza non è buona? Magno. Perché la pizza non è buona tanto quanto il supplì? Lo sentite la masticazione? Sì, non è né scrocchiarella
e né poi si scioglie in bocca. È sufficientemente mangiabile. Ma devi masticare. Questa oh, che è la mozzarella. La margherita. Ma si è persa la mozzarella. Ma sono sotto casa pure questi. È mossa. Ti ho detto tipo la pizza di... È moscia, ti magna? Magna, è moscia. Ancora dove finisce l'altra. E magna! Capito. Comunque... Mi pare più la pizza del forno che la pizza della pizzeria. Ma quale pizza del forno? La pizza del forno gli dà un culo a sta pizza. Scrocchiarella con l'olio che ti avvolge la bocca. Ma che stai a dire? Ma che ti sei scordato come si magna? Tutto no. Insieme. Nel senso noi pizza. Hai preso troppi cazzotti in testa. Mi sto riaccusando dopo, dice. Diciamo, supplì 7,5, crostino 6 più, questa 6. Devi fare una media. Un 6 più, diciamo. Io ti dico la verità 5,5,5. E le pizze non mi hanno soddisfatto, ti dico la verità. La pizza infatti non mi piaceva niente. Per me un 6, ma perché il supplì era veramente buono. Allora, il supplì era ottimo. Il supplì era ottimo, ma poi oggi merode. Poi oggi merode. La pizza non è all'altezza, soprattutto poi del supplì. Quindi, siccome fai il supplì così, quindi significa che lavori, ti metti lì e lavori, cerchi di lavorare bene. Perché mi hai fatto sta pizza? Sei meno. Seconda segnalazione, che è la teglia. La teglia. Via Gabrino Fondulo numero 117, 119, 121. Che volevi dire, Spicole? Eh? Ah, allora, stavamo a dire. Già di qualche cosa di senziante, però, non di una cazzata. No, non è di cazzata. Già che siamo passati qua davanti, questa mi dà già un po' più l'idea di pizzeria. Ma che vuol dire? Ma cosa intendi? Assegliatura? Cosa? Che è una pizzeria, porco disse. Se tu mi dici andiamo alla pizzeria, poi entro dentro, mi trovo tipo il forno. E ti dico, cazzo, ma questa non è la pizzeria. Voglio vedere le teglie che escono fuori, capito? Toglio di. Mi fai sbastarsi. Quanti so? Due supplì e due pezzetti di pizza, dai. Ma dai, apri tutti questi spicci. Chi è stata rubata? Ma di te, oh. Ah, che sono entrato. A me come pizzeria all'interno mi è piaciuta perché stava nei e questa ha detto pure prima. Mamma mia, ma te lo ripeterò all'infinito. Palle, oh. L'unica cosa è che era finita la margherita e mi ha detto aspetta 5-6 minuti e non mannavo. Belli supplì, eh? E poi, sì, sono bei supplì pure la pizza a Gagliarda. E poi era finito pure il crostino. Vabbè, uguale, non è che devi per forza piacere. E quindi ho variato, ho preso le patate e poi ho preso una che i funghi e quattro formaggi che mi ispirava. La panatura già si vede che è bella. A me questo... Pezzettina, magna. E a me adesso mi sta a far caricare. Stasera voglio vedere come mi muovo mezzi di tavolini. Poca mozzarella. Ma senti che panatura di Cristo? Questa è una delle panature, perché poi non c'è il panco. Perché è facile parlare di panature buone col panco che scrocchia sotto i tanti. Qua no, c'è, non è panco, quindi al di là del pangrattato è una delle panature che ho mangiato fino a mo. Il sugo lì dentro vi piace? Il sugo a me no. È un po' sciapo. È sciapo. È sciapo e c'è poca mozzarella. È un sugo sciapo. Io sbaglio. Naturalmente mi hanno chiesto se avevo scalata, però io ho detto di no. No, in quel caso tu sai quando ti chiedono così. Se gli devi lasciare loro. Se c'è bisogno sì, questa è la risposta che io gli do alle pizzerie. Perché non me lo devi di te se deve essere scalata o non, te lo devo dire io. Che c'è sta il pezzemolo sopra, che sta No, origano, origano, origano. A gommocetta, raga. Non è una pizza scrocchiarella che si scioglie in bocca. Ah. Quante volte la sta a masticare? Troppe. Ah, guarda, senti questa e dimmi se cioè trovi proprio differenza quindi con la cottura tra questo impasto e questo. Vai e facci sapere la tua. Questa è scrocchiarella, cioè un'altra masticazione, voglia, voglia, questa si scioglie in bocca. E quindi che cavolo mi attribui questa differenza? Se andata un po' asciuga. Mo' perché vuoi entrare nel tecnicismo te, che hai preso i cazzotti fino a ieri, non ti ricordi manco come ti chiami. Però se questa è buona e questa no, che voto gli damo? Nell'insieme come voto io ti do 6,5, 7 meno, tu guarda. Però passi dal 5 di quello al 6,5. A me quello non mi è proprio piaciuta la pizza, devo dire la verità, le sa, che te lo dico. Ma non sei attendibile proprio. Ma che non so attendibile, che ne era proprio... Dai. Ma guarda, 6,5, 7 meno pure io. 7 meno addirittura. Sì.
Io a me il supplì pure se era un po' sciapetto mi piaceva piaciuto, perché era leggero. Sì. Per il supplì c'aveva una delle panature più buone che abbiamo assaggiato. Però era sciapo. Insomma, era sciapo. Ecco, ti. Bravo, va. No, vabbè, dai, tirava pure. A... Però 7 meno è tanto. Cioè, mezzo, già sta manna sui 7 è tanto. L'insufficienza non gli si può dare perché no. Cioè, sono altre pizze insufficienti, 6 e mezzo. Ti sto di. Ti sto di. Non si fida. 6 e mezzo, tutti d'accordo? Sì, sì, dai. Aglie questo 7 meno, te. Attenzione, lei non ci sta. Gli no, abbiamo dato poco. Gli avete dato poco ad Adelia, perché la pizza è buona da Adelia. Ma 6 e mezzo non è un votaccio, oh, mica è insufficiente. È un voto discreto. Infatti, quella che patate era dura. Cioè, non è che era dura, però si masticava con ma difficoltà. Ma la mozzarella che buona. E non c'era, era finita. Ah, signora è da galla, perché quelli mi hanno detto aspettare 5-6 minuti che c'era la mozzarella. Io me ne sono nato. Lei ha preso la galla, ecco però perché. Effettivamente quella con la mozzarella c'è una bella faccia. Guarda. Ma perché è appena uscita? Pure la tavola calda la fa buona, dai, su. Però è su. Cosa che è laziale. Però aia. Ammazza, quella è l'unica cosa buona invece. No. Ma te che cazzo? No. Però il supplì era sciapo pure. Come la volevamo mettere? Si è capitato oggi veramente d'un male. Era sciapo, l'abbiamo assaggiato tutti e quattro. È vero. Oggi, perché sennò veramente fa la pizza buona e pure i supplì buoni, Pure a cucina. Io una vita che volevamo arrivare a 7, regà. 6 e mezzo, 7. Un 6 e mezzo, 7 meno alla fine. Aumenta, dai. 7. Questo pezzo di margherita. 7. No, no, mo no, due marte due pizzeri da fa. Dai, 7 su. 7 sulla 7 testimonianza del quartiere. Ok. Dai. A posto. Grazie. A posto. Da Magni? Solo la Deglia. Solo la Deglia? Da Simone no. Quasi. Però ho visto... La fa buona ad onda, però qua stiamo a fare pizza a taglio. Si chiama pizza a taglio criminale. Andiamo per quartiere, canale YouTube Franchiner Criminale. Che turba la monaca a mangiarla da Walter. Che cioè, sono nato, gli ho dato 9 più. Dai, e Walter. Oh, vedi, si quello... meritano il voto. Via, dai. Mangiata quella pancetta e stracchino? No, Walter. Quella non c'era quando ci sono nato, però gli ho dato 9 più. Tomo, apparite pure voi, eh? Davvero? È il tempo di montarlo, una settimana, 10 giorni, lo metto su, eh? Dai, ciao, grazie. Ciao. A spigolè. Due mani a della spassa il deviato che passiamo, ecco, sti cazzi, dai. Sposto, ecco, mi ha collato tutti i giacchetti, le pratiche. Dai, però fa se riconosce comunque, oh. Dai. Ma non te le parli, io faccio. Poi li metti pure a po'. Ma c'è il tondino però, aspetta, che? Quello come lo sposti, c'è il tondino. Sfili. Dai, sfila, sfila. Ma tuo padre non lavora al cantiere, vai, se va, vede. Va. No, yeah. Sfili col cazzo. Mi che se la fa? Che hai detto, macchina è come nei video, è un cagacazzi. Sì, è un cagacazzi pure dal vivo. Poi io sono esperto, Occhio, okay, Sì, vabbè. Ma perché stavamo a camminare a mezza strada? Il Pigneto. Che appunto una volta non esisteva. No. Era Torpigna a Teara. Poi negli anni 2000 è andato di moda, ci si sono riversate tutte le radical chic. 2009-2010, perché 2000, lì all'isola 2000. Pedonale c'era solo il mercato. Quindi poi tutti... sono nati tutti i localetti e tutti i radical chic che... ci si sono buttati a capofitto. Esatto. Quelli che vanno in giro che famo polemica sociale. Quelli che vanno in giro che Graziella e Birkstock. E Birkstock, un patto col diavolo, tanto comode quanto brutte. E Reflex che fanno le fotografie portacenere in bianco e nero. Tornavo da Londra e l'album di foto lo chiamano London Calling. e tu sei là, capito, che ci parli. E fai, oh, matta fracica, non vedo l'ora di passare un weekend fuori con te e sentire tutte le tue esperienze di due giorni a Londra. Fanculo. Pizzeria Daniela, via del Pigneto 171. A Spigolè, sei pronto? Vai. Guarda come arriva, ciao, spigoletta e tante quel vassoio. Allora. Ma tu i resti di prima, ma dati. Ma che in t'ho dato da tutta la spicciola. No, no, ma uguale, oh, tutti i resti di prima prima. Ma che cazzo non mi hai dato? Ho dato tutto! Tu mi hai dato un cazzo prima. Ah, questo sta peso, Leo. Allora, che ti stiamo a dire? Che mi stai a dire? I supplici stanno? Sì. Ho aspettato pure. Che vuol dire? Sì. Che t'ha messo in cartone? Sì. Che si sono schiacciati? No, non si sono schiacciati. No, porco due. Si sono schiacciati. Vabbè, dai, mi senti? No, dentro al cartone, guarda, si sono schiacciati. Vabbè, ma c'è un motivo perché li ha messi là, mi fai spiegare? No, non me ne frega un cazzo, ma hai messo i suppli dentro al cartone, non va bene, dai. Vabbè, mi senti un secondo?
I tovaglioli? Manchi i tovaglioli. Vabbè, dai, che hai fatto un casino. Dai, che vuoi? Senti, che te sto a dire? Oggi non me la posso prendere che i pizzerie che comunque ma stiamo già giocata, ma. No, mi sono accorto. Ma ti vuoi dire che hai un sacchetto? Me l'aveva messo il sacchetto, l'ha svuotato. Perché? Sua scelta, sua sposa. Sì, però mi fai spiegare perché non aveva la margherita. Quindi che è successo? Mi ha detto ti aspetti 2-3 minuti esce la teglia fresca, cioè la teglia calda. Io ho aspettato, mi ha mandato una cosa, mi ha detto se ti piega la margherita ti appiccica tutta perché era appena uscita. Allora ho detto ti do il vassoietto e ci è riversato pure tu qui dentro. Io ma me l'avevi appena... messo in tarzacchetto? Ma so, ma fatto questa storia per quindi? Che cazzo ne so. Sta impicciata sorella? Ma è una signora, aveva 60 anni. Vabbè, uguale. Facciamo pure noi 60 anni un altro po'. Va bene, effetto. Cioè, vedi adesso su più schiacciato. Vabbè, ma sono schiacciati, l'importante è che sono buoni poi, no? No. Vabbè, sono di c'hanno una forma irregolare perché. Ma magari perché sono fatti a mano, c'hanno una forma irregolare, no? Non si vede. Perché ma se sono tu schiacciati. Lo apri, ma si vede. La mozzarella è bella finante però. La cifra. Non me lo fa strozzare tutta. Va buono. Bella panangina scrocchiata. Io lo trovo un po' olioso. Olioso, bravo. 4 appunto, sì. Comunque. Però è buono. No, adesso è buono, buono. Però è buono. Però l'ha lasciato. Però sì. Comunque volevo dire una cosa. La margherita non so se ci trovo più attenzione, voglio più sentire. La margherita nonostante. Dai, c'è la mozzarella in bocca, mi pare finta, dai. Ma... per quello, capito? Non mi ispira più tanto occhio, cioè. Prendete. Cioè, è appena uscita, però. Mangiate. Cioè, è appena uscita, però non mi. Non ti ispira. Per un cazzo. Pure il colore di zucchero mi piace tanto. Vabbè. Non mi sembra troppo margherita. Cioè, a me pare una grande mozzarella quella sopra, non so che dite, boh. Però. Poi magari glielo dai sapore meglio. Che ne pensi? Mambrucia, ti piace? Ottimo. Sì. Ho capito tutto. È buona solo perché cialla. Hai detto bene, è buona solo perché cialla. Manco il sugo perché è una spolvegata di sugo. Ah, la mozzarella no, non è buona. Il sugo è troppo poco, cioè è una spolvegata proprio. È buona questa. Cioè, ma che tu fai? L'il vagabondo passaggiarla pure io, fammi capire. No. 4, lui voleva da 4 e mezzo 4, io pure io volevo da 4 e mezzo tanto, raga, 4 e mezzo, sì, non cambia niente. È uguale. Io volevo da 4 e mezzo, però oggi sono uscito pure con redimento di culo, quindi è 4. Non mettete il supplì dentro i cartoni, ma dentro le bustine. Mettete gli ingredienti buoni, fate la pizza buona, perché così non si va da nessuna parte. Una cosa, prima di chiudere il video, ringraziarvi della vostra partecipazione, la voglio dire. Comunque oggi, su 3 pizzerie che abbiamo girato, non abbiamo mangiato nessun supplì di... Dai, Atrix, dillo te, tanto lo sai quello che sto a dire, dai, dillo te. Dillo te. Bravo. Bravo. Di laboratorio. I supplì meglio dei pizza. Esatto, voglio. Sì, i supplì sì, al confronto erano te. Sembrano due posti differenti. Invece dei pizza dovevamo fare supplì criminali. Che questo poi ti dica la verità, a livello dei fritti ce n'ha pure parecchio uccido. Te passo di oggi una cosa? Però mi ha schiacciato il supplì. Te passo di una cosa di oggi? Ma pure due. Ma cagate il cazzo. Oggi oh, non mi sopporta. Oh. Ho i titoli di coda. Titoli di coda, vai. Ma hai portato le magliette dalla palestra popolare Torpignattara? Eh già. Una bianca e una gialla, una è per me e una è per lui. Certo, ma pure la maglietta lui, io voglio gialla, tiè. Io voglio gialla. Ma capito perché prima gli ho detto che il giallo è il colore che va d'estate, no? Ma pensa te. Questo è il simbolo nostro che è la tigre perché noi si ispiriamo all'uomo tigre. La paura? Dai, la vuoi gialla. Dai, gialla perché è il colore estivo. È il colore. C'hai 50 anni, che cazzo hai in giro che metto gialla? Si appiccicano tutti i moscerini così addosso quest'estate, no?